Sono qui per dirvi che la storia non è ancora finita. Grazie e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Gianmarco e finalmente, udite udite, è arrivata la mia nuova auto. Nei video precedenti avevo fatto questo video dove spendo un sacco di soldi per il mio compleanno e scrivo tipo il mio compleanno è 70.000 euro. Questo qua si pentirà. Ti avevo detto che avevo comprato una nuova auto. Però tutti quanti poi si sono cominciati a chiedere: ma dov'è? Dove cacchio è finita? Ma dov'è scomparsa? Chi se l'è presa? Belzebù? Non lo so, lo sai tu. E invece la mia auto nuova è qui! Tan tan tan! Questa è la mia nuova auto! E ho deciso di fare un video, una X4 BMW Bash! È la prima volta che la vedo anch'io, giuro. E quindi me l'hanno appena consegnata. Purtroppo non abbiamo fatto la reaction della consegna perché, cioè, onestamente ero troppo agitato. Quindi loro non sapevano che io dovevo registrare il video e me l'hanno fatta vedere direttamente. E quindi è questa, ma che fighissima, è color oro. In realtà io l'avevo comprata perché era beige. In realtà volevo prendere una Cabrio. E continuavo a dire: sì, però, cioè, non c'è qualche altro colore. Perché me le proponevo nere, grigio metallizzato, grigetto chiaro, grigetto scuro. E dicevo: sì, ma non c'è beige. Raga, è beige. È come il mio iPhone, capito? C'è tutto panna, come i miei pantaloni. L'ho guardato un po' dentro, però non so minimamente come si usa, come funziona, quali sono le funzioni. E tra un po' ci sarà un ragazzo che si chiama Gianluca che me la consegnerà, me la presenterà e tutto quanto il resto. Non vedo l'ora, sono un sacco emozionato. Completamente full option. Tutto quello che vuoi è dentro quest'auto, sedili in pelle, auto del cambio automatico, i freni blu che non so cosa servano però sono blu, e telecamere di chi, telecamere dell'A, una chiave, così, è una chiave digitale che si può utilizzare per controllare l'auto a distanza. È come per un telefono, capito? Pronto? Ah no, scusa, la mia chiave. Pronto? Ecco, questo è il telefono giusto. Oh, una roba così. Alla fine non potevo prendermi un'auto normale perché io non sono normale. Oh, Gianluca. Quindi io voglio sapere qualsiasi roba perché mi hanno detto che è tipo super mega hyper full optional. Super. C'è... questa non potevi. C'è anche un assistente dentro nascosto nel bagagliaio che esce ogni tanto e mi dice: hai fatto benzina? Devo vedere una funzione. Questa è la prima, non è una magia, ma è una funzionalità dell'auto. Quindi quando arrivo con la spesa, io che faccio tantissima spesa, basta che faccio così. Esattamente, eccolo lì. Ah, sta chiudendo? Esattamente. E Amber? Per i tuoi passeggeri, una chiave da 12 volte se vogliono attaccarsi, il caricabatterie, ricaricarsi con lo smartphone. E anche i sedili riscaldati. Anche dietro! Anche dietro hai due pulsantini sia per il destro che per il sinistro. Ok, per gli amici che non ho. Intanto l'auto Amber ti dà il benvenuto. Salve cara, come va? Accendi la macchina, tasto sul pedale, cruise control. Guiderà lei per te, ti dico già questo. Accelera e frena in base alle condizioni del traffico che incontri. E gira anche il volante? Gira anche il volante. Oh signor! Assolutamente. Quindi, sì. Metti che io sono in ritardo marcio. Esattamente. Posso andare dietro. Ehi, adesso. Vestirmi, cambiarmi, dove è questa guida? Ipoteticamente sì. Previene qualsiasi collisione con le auto, sia in marcia avanti che in marcia laterale che in marcia indietro. Ecco. Metti caso che io sono in marcia e spunta una bicicletta davanti a me. La macchina mi aiuta a frenare? Assolutamente sì. Allora, l'auto precarica. È già successo.
profumatore ambientale. Ah, ok. Perché quando c'è un profumo pazzesco, io quando devo dire, ma questo profumo, cos'è sto profumo? Lui mi fa, c'è un profumo dentro ambientale che tu puoi regolare. I peluche in auto e gli arbre magic sono contro natura. Ricarica wireless. Quindi metto il mio telefono e ricarico. Appoggi il telefono nei più cavetti, cavettini, cose che si allungano, che si accorciano, eccetera. Appoggi il tuo telefono e in automatico si ricarica. Hai la tua macchina in 3D e guardi in qualsiasi momento. Eccola qua, a 360 gradi. Comunicazione. Quindi contatti, le chiamate, comporre il numero, gestisci i dispositivi mobili, le puoi agganciare fino a 4. Ok. Tanto non ho amici, quindi guarda, il problema non si pone. E in qualsiasi momento puoi gestire tutte le applicazioni compatibili con BMW. Ovviamente nel caso di WhatsApp ti legge i messaggi da leggere. Leggi l'ultimo messaggio. Solo un momento. Giorgio Piva ha inviato emoji della faccina inespressiva. Anche. Ma vabbè. Ma Amber parla anche. Oltre ad essere nascosta, occuparsi di quanto la situazione parla, esatto. Buona sapersi. Conosci Gianmarco Zagato? Mi dispiace, non ho capito. Brutta stronza. Attraverso il tuo telefono potrai comandare l'auto in remoto. Già potrai aprirla, chiuderla, dare un colpo di clacson, accendere i fanali, inviargli una destinazione, oltre che localizzarla. Direi di andarci a fare un giro. E adesso rischierete. Qua volete che lascio spento e chiuso? Qua 3 secondi ho fatto il casino. Va, parlo di... Qua il Bernadette. Il Bernadette non funziona. Ok, vai. Ottimo. Hai l'auto H. Comunque mi sembra tanto di essere più in un Cardenson. Oh Maria, qua lo slalom. Qua c'è la parte difficile. Potevi dirmelo che era una challenge all'inizio. Il coloretto gialletto, quante ne hai vendute di questo? Zero. Sei l'unico, almeno nel Veneto, ad avere un'auto del genere. Metà bruciata e metà sana. Un po' come me. Metà bruciata e metà sana. Premi il tastino col volante. Ecco. Oh mio Dio, non sto facendo niente, guarda, raga, senza piedi. Te ne sta lì. Non ci sta girando, raga, non sto muovendo io. Tipo flashette, tavola Ouija. Esatto, vedi? Tieni sempre il piede sul freno, che non si sa mai. Ah, okay. Però stai lì per sicurezza, vedrai che frenerà da sola. Ok, 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 ok. Okay. Sta frenando, sta frenando, sta frenando. Frena. Amber, frena. Sta frenando. Tu stai facendo qualcosa? Zarzerissimo. Esatto, vedi? Ma che meraviglia! Ma è legale? Raga, non sto toccando niente, sta andando avanti da sola, giuro. Esattamente. Adesso arriva l'ambulanza. Ho sentito sbattere la mia testa sul finestrino. Ho detto, interessante. Tipo qua non darà mai la precedenza, vero? Vabbè, facciamo un po' una cosa rischiosa, raga. Rischiamola, come va, va. Ok. Puoi alzare, abbassare la radio o cambiare canzone senza toccare nulla. Cosa vuol dire? Tipo così. Tu pensa alla guida che faccio io. Alza e abbassa. Non sto toccando niente, alza e abbassa. Non è che un pulsante nascosto in realtà stai facendo così con le volante? Assolutamente no, io. Eccolo là. Vedi? Ma che meraviglia. Bellissimo. Ovviamente questa non è la sola funzione, perché hai anche le V per ammutolire la radio. No, adoro tipo Harry Potter. Esatto. Ammutulisci. Esatto. Ammutuliscus. Oddio, 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 oddio. Oddio, rischio, rischio, rischio. Allora, a un certo momento c'è stato un po' di panico, non sapevo cosa fare. Così, così, così. Gesù, senti la croce, non so che gesto devo fare per salvarmi. Oh, io la freccia. Sì, hai tu la freccia. Scusi, non so neanche come si guida dopo 20 anni. Qua fai pure il... Chi sta guidando? Ecco. Sono già la polizia per te. Oh, salve signori, ci vediamo alla prossima. No, vabbè, guarda, fra, ti giuro, muoio. Sta parcheggiando da solo, ma si vede tutto. Qua si muove la faccenda, Amber fa di... Perché fa? Si suona da sola, è scema. Sì, si suona. Lascia fare all'Amber, che è brava. Ok, completato. Eccolo. E adesso siete miei prigionieri.
E questo è tutto, ragazzi. Spero che il video della mia nuova auto vi sia piaciuta e spero che vi abbia interessato e spero che vi piaccia. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì alle 15, di sabato alle 10:30, intanto giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!